Entra al Palazzo Comunale portato in trionfo dai suoi sostenitori, una istituzione alla quale Pasquale Amato, neo sindaco di Palma di Montechiaro, dovrà ridare prestigio dopo il ciclone giudiziario abbattutosi nei mesi scorsi con l'inchiesta su appalti e tangenti che ha provocato un terremoto politico con le dimissioni dell'ex sindaco, dei consiglieri comunali e ricorso anticipato alle urne. Pasquale Amato ha vinto d'un soffio su Rosario Bellanti, 51% contro il 49%, con una differenza di appena 183 voti. Alla fine i palmesi hanno premiato la coalizione PD-PDL che governa l'Italia. Ecco i primi due impegni del neosindaco. Rivedere l'IMU, questa è la cosa primaria, al ribasso. Seconda questione, io se saranno 30, se saranno 40 giorni non lo so, ma noi faremo un consiglio comunale aperto in un magazzino della periferia, in mezzo alle polvere della periferia, in mezzo alle spine della periferia, con tutta la deputazione. Con tutta la deputazione provinciale. Perché questo lembo d'Europa rientri nell'Europa e si tolga dal fango. Questo è l'obiettivo nostro primario. E festeggia pure Rosario Bellanti con i suoi sostenitori. Lui non si sente affatto uno sconfitto. Il voto che mi ha separato dalla vittoria è un voto molto risicato. Credo che il voto che è stato dato a Rosario Bellanti dai cittadini di Palma di Montechiaro è un voto eccellente, è un voto che si avvicina ai 4.400 voti, mi pare di avere capito. 4.300, e allora non posso dire che grazie a tutti i cittadini di Palma di Montechiaro. Per noi abbiamo vinto, Rosario Bellanti ha vinto, gli amici di Rosario Bellanti si sentono vincitori sicuramente.